Ciao a tutti ragazzi, bentornati, bentornati in Forgotten Hills Disillusion. Allora ragazzi, Forgotten Hills Disillusion non è ancora uscito, naturalmente, su Steam. Però è uscita oggi stesso, il 21 ottobre, la demo. Quindi ragazzi, l'andremo a provare con voi, qua, naturalmente, sul mio canale, su Vanessing TV. Ringrazio ancora gli FM Studio, che tra l'altro io lo sapevo che sarebbe uscita oggi la demo, e... Ragazzi, cosa attendiamo? Questo qua l'ho giocato a Milano Games Week, però c'era tanto casino e quindi non riuscivo bene a seguire. Adesso invece seguiamo. Bene, bene, bene. Quindi, ragazzi, iniziamo Forgotten Hill Disillusion. È passato quasi un anno dalla mia fuga da Forgotten Hill. Da allora praticamente non vivo più. Ho davvero pensato di essere pazzo. Nessuno ha voluto credere alla mia storia, così ho provato in tutti i modi a dimenticare. Ma in quel posto maledetto continuano a succedere cose terribili. Credo che l'unico modo per trovare pace e mettere fine a tutto questo incubo, sia saperne di più. E c'è solo un luogo dove posso trovare quello di cui ho bisogno. Forgotten Hill Museum and Library. Attenzione, attenzione. Buonasera, signore. Desidera un biglietto per visitare il museo? Su $1, grazie. Grazie, signore. Ecco il suo biglietto. Spero che la visita sia di suo gradimento. Meglio conservare questo biglietto nella mia cartella. Posso cogliere l'occasione per ripassare quello che ho trovato. Fotografia trovata nella clinica chirurgica. Chi sono questi bambini? È possibile che siano il colonnello e il burattinaio? Se fosse così dovrebbero avere più di 130 anni. La biblioteca di Forgotten Hill è un posto giusto per saperne di più. Tanto se vi ricordate, questi qua erano i due bambini, quelli che cercavano le maschere. Strano ritrovamento. All'alba di ieri, un agricoltore che si trovava a passare in un campo vicino al margine settentrionale della foresta ha fatto una spaventosa scoperta. Un cadavere martoriato e orrendo. Un essere che aveva sia parti umane che animali. Sarà solo uno scherzo di cattivo gusto? Inchiesta completa a pagina 6. Il testamento di Nolan Larson. Era nato a Forgotten Hill. Una coincidenza? Mi ha lasciato questo strano oggetto che sembra un orologio. Non ho mai capito cosa servisse. Sembra che manchino dei pezzi. Ancora bambini scomparsi. Non lo posso sopportare. Non oso immaginare cosa gli stanno facendo, gli abitanti di quel paese maledetto. Avvistati in un supermercato, buco nell'acqua. Telefonata anonima. Assomiglia tantissimo a una marionetta. Perquisiscono la mia auto, sospettano di me? Ritrovato, cadavere non identificato. Fortunatamente non era lei. Josephine Taylor. Il teatro delle marionette. Dovrei tornarci per indagare, ma il solo pensiero degli orrori di quel luogo mi fa girare il sangue nelle vene. Se poi ripenso a quello che lui ha fatto a Josephine. Famiglia scomparsa. Nessuna notizia da mesi. Marito, moglie, la bimba di 8 anni e perfino il cucciolo di casa sono spariti senza lasciare tracce. Si indaga su possibili collegamenti con le recenti sparizioni in paese. Servizio completo a pagina 3. Mi ero quasi convinto che ciò che ricordavo dalla clinica fosse solo un incubo. Ma allora come faccio ad avere queste cose? Se non fosse stato per quel bambino che mi ha fatto uscire dalla cella. Eh già, ragazzi. Infermiera riceve un premio. Mary William, da anni capo infermiera della clinica cittadina, ha ricevuto direttamente dalle mani del sindaco il prestigioso premio infermiera dell'anno. Il riconoscimento meritato in base alla sua competenza e professionalità, unite alle sue inconfutabili doti di umanità ed empatia. Tutti questi, diciamo, questi fogli li abbiamo trovati negli scorsi giochi, quindi vi consiglio di giocarvi, come vi dicevo prima, anche i vecchi giochi, nel senso quelli di Android, eccetera, perché è veramente molto importante, ragazzi, per capire comunque tutto il filo del gioco, secondo me. Assolutamente. Biblioteca storica. L'antica biblioteca rappresenta il nucleo centrale e più antico del museo di Forgotten Hill. Il patrimonio librario che si trova qui
consta di centinaia di volumi rarissimi, tra cui rari manoscritti finemente miniati e tomi esistenti nell'unica copia qui presente. Il professor Jonah Thompson si dedica interamente alla loro cura e saprà certamente consigliarvi nella vostra prossima lettura. Ok, iniziamo già con enigmetti. Allora, sicuramente questo va qua. Questo va qua e ok. Grazie signore, ma nessuno può andarsene senza il biglietto di uscita. Ordine della direzione. Ah, vedete che c'è anche una chiave sto qua. Ok. Ah, mi ricordo che qua c'erano già, iniziano ad esserci un po' di cose. Intanto qua vediamo un pochettino. Come al solito mi faccio le foto, ragazzi, per fare un po' più veloce. Lo sapete, altrimenti dobbiamo fare 1000 volte avanti e indietro. E ci mettiamo una vita. Ok, perfetto. Controlliamo per bene tutto, ragazzi, mi raccomando. Entriamo qua dentro intanto. Allora, library map. Ok. Intanto qua c'è di nuovo il tipo che abbiamo incontrato praticamente in tutto il gioco. Ah, qua mi ricordo intanto che c'era qualcosa che bisognava scoprire con i libri, ma al momento non vedo niente. E qua idem, se non ricordo male. Non mi ricordo adesso che cosa che avevo fatto quando abbiamo giocato a Milano, però poi vediamo. Ok, sì, qua mancano dei libri comunque. Ok, per il momento va bene. Allora, altre cose non ne vedo. Non ne vedo per il momento, quindi va bene. Tra l'altro ho avuto un po' di problemi a registrarvi il gioco, perché non so perché mi dava problemi proprio il OBS per registrarvi la demo. Oh, qua c'è qualcosa. Attenzione. Attenzione. Ok, vabbè, troveremo comunque dove utilizzarlo probabilmente. Oh, sonnifero. E una lettera. Complimenti per aver acquistato la macchina Balzared. Questa fantastica invenzione farà un figurone ovunque la piazzate, con il suo stile elegante e moderno e i suoi sofisticati ingranaggi. Ok, ma che cosa sarebbe? Cioè, vi crea la barba? Non ho capito. Proporranno giochi ed enigmi sempre nuovi ed integranti. Per intrattenere i vostri ospiti, si consiglia di fissare il pavimento in quanto esiste il rischio che cambi posizione. Allora, qua abbiamo una sequenza di simboli che al momento non sappiamo ancora. Qua. Ok, forse dobbiamo mettere tutti girati. No, non mi ricordo se. Mi ricordo che c'era qualcosa che c'entrava con il girarli. Ma non mi ricordo cos'era. Ah sì, ora mi ricordo un pochettino, forse. Forse. Essere così, se non erro. Preso il medaglione, ragazzi. Ok, anche se questa qua mi pensavo fosse collegato al dipinto che abbiamo visto prima, ma in effetti non è collegato.
Ok, qua ci sono vari simboli che però non sono sempre legati a questi. Cercavo di capire in che cosa sono legati, ma non sono legati a quello per il momento. Altre cose al momento non le vedo qua intorno, quindi mi sembra che sia tutto a posto per il momento. Andiamo avanti. Questo? Libro. Quando una piccola comunità di pellegrini arrivò nel luogo in cui ora sorge la città di Forgotten Hill, si resero immediatamente conto che quello era il luogo perfetto dove stabilirsi e prosperare. I pochi rimasti della tribù di nativi che vi risiedeva furono facilmente allontanati, ma gli alberi secolari che veneravano furono conservati. L'edificazione di Forgotten Hill fu veloce ed efficiente, ed in pochi anni la comunità crebbe fino ad ottenere lo statuto di città nel 1636. La vita degli abitanti, in prevalenza agricoltori, si svolgeva nei campi, nella grande piazza al centro della città, dove si svolgeva il mercato settimanale, e intorno all'attività della chiesa. A partire dalla fine del XVIII secolo, la città conobbe una forte espansione e in pochi anni arrivò a raggiungere le dimensioni che tuttora occupa. La costruzione di nuovi e moderni edifici la rendono un'attraente meta di villeggiatura e soprattutto un posto piacevole in cui vivere. Vediamo insieme i più importanti. Mizzica, un posto piacevole in cui vivere, sicuramente Forgotten Hill. Chiesa del Peccatore. Il nucleo spirituale della città giace nel sito in cui fu edificata la prima parrocchia calvinista da parte del reverendo Abraham Macmillan. Gli splendidi affreschi, i sermoni appassionati dei suoi ministri, le poliedriche attività che vengono realizzate fanno sì che la messa domenicale sia sempre gremita. Biblioteca storica. Creata nella prima metà del 1800 per rispondere alle esigenze di cultura dei cittadini di Forgotten Hill, raccoglie centinaia di tomi rarissimi e pregiati. È stato recentemente deliberato l'ampliamento dell'edificio che la ospita per far posto ad un nuovo e mirabolante museo con diverse aree tematiche. La clinica chirurgica. I fondatori, ragazzi, guardate. La clinica chirurgica, fondata nel XIX secolo, da sei tra gli uomini più influenti della città. Fin da quando aprì i battenti si dimostrò fondamentale per lo sviluppo e la prosperità di Forgotten Hill, fiore all'occhio della sanità cittadina, a riprova dell'altissima qualità delle prestazioni erogate vi ha fatto nessuno si sia mai lamentato, certo, perché sono morti. Il teatro delle marionette. Uno degli edifici più amati dai cittadini della città, mantenuto dalla fondazione creata dal signor Anderson, mette in scena ogni giorno opere affascinanti e sempre diverse. I burattini utilizzati per gli spettacoli sono costruiti interamente a mano dal burattinaio, colui che muove i fili di questa magica forma teatrale. Ok, ne abbiamo trovato un altro quindi di libro. Vediamo qua. Un altro libro, The Book of Witch Hunting in Forgotten Hill. Nella seconda metà del XVII secolo, la comunità di Forgotten Hill dovette affrontare uno dei pericoli peggiori della sua storia. In una piccola baracca, al limite della foresta, si stabilì una certa Ruth Norwood, donna sinistra e solitaria, ed iniziò a diffondere la voce che sapesse predire il futuro e guarire le malattie. Attenzione, ragazzi, Ruth che abbiamo trovato che vabbè, voi non l'avete ancora visto il video, ma l'abbiamo trovata in Mementos. Nel gioco di Mementos, che lo vedrete comunque ad Halloween. Pian piano sempre più persone iniziano a rivolgersi a lei per i suoi servigi, nonostante i quattro inquietanti servitori che l'accompagnavano sempre, che lei chiamava guardiani, e i ritrovamenti di carcasse di animali mutilati, fu solo dopo la morte della figlia del fornaio che gli abitanti capirono di avere a che fare con una vera e propria strega. Il processo a Ruth Norwood, accusata di stregoneria, omicidio di promiscuità col demonio, si tenne davanti a una corte di sei uomini presieduta dal giudice Richard Larson. Fu condannata a morte ed impiccata insieme ai suoi servi. Si narra che prima di morire urlò: "Tornerò e la mia vendetta si abbatterà su tutti i vostri discendenti." E in effetti. Ok, qua penso ci vada una luce, probabilmente. Ci sono ancora. Ecco qua. Dolcificante, bottiglia di vino chiusa. Il vino lo mettiamo sicuramente qua? No. Dolcificante? No. Qua ci vuole, penso, del qualcosa. Anche qua. Vediamo cosa c'è di qua. Una trappola per topi. E un altro libro. Recipe Book. Ricetta per una buona zuppa. Un tubero. Carne fresca, osso da brodo, spezie speciali. Bollire tutti gli ingredienti in abbondante liquido. Buon appetito.
snack croccante, ideale durante la degustazione di vino e la meditazione. Prende la carne più fresca della vostra dispensa, adagiarla sul piatto da forno, cuocerla come da indicazioni. Hai capito? Quindi dobbiamo praticamente prendere il topo e metterlo sul piatto e poi creare un muffin. Pan di mandragora. Mi mancavano le mandragore, attenzione ragazzi. Per fare questo dolce paradisiaco basta prendere una mandragora intera e cuocerla in forno seguendo queste indicazioni. Attenzione, qua ci sono un po' di icone. Ok, quindi anche questo è preso. Questo no. Questo qua sicuramente dovremmo prenderlo in qualche maniera, ma non so come. Proviamo a vedere. Scappa, infatti. Ok, qua l'acqua non va giù. Qua c'è il forno, naturalmente. Ok. Vedete questa specie di ombra, ragazzi? Ok, questo. Attenzione. Adesso c'è il sole. Manca delle cose nel quadrante, mancano. Ok. Andiamo via. Continuiamo. Oddio. Ehi amico, siete, mi potete un bicchiere di vino per favore? Ok, quindi questo qui ha sete. Vediamo se per caso c'era qualcosa intorno. Un bicchiere di vino. Aspetta, il vino glielo posso dare anche qua adesso. Bottiglia di vino chiusa. Forse devo prima aprirla, ragazzi. Ok. Bicchiere, non posso prenderlo. Ah, forse qua? Ok. Che figo. Certo che degusti questo vino senza uno snack croccante. Prendi questa chiave e preparamelo se ne sei in grado. Ok, quindi chiave, che non va qua però. Ok. Ah,
Salve il formaggio qua, ragazzi, però. Ok, ho capito. Questo. Caspita. Ah, ok. Questo è easy. Pensavo fosse complicato. Bella. Pensavo un po' più complicato, sono sincero, questo qua di enigma. Ok. Niente, non fa niente. Ah, dolcificante forse? Ok. Allora, aspettate un po', vediamo. Erano questi, erano... No, cazzo, ragazzi. Questi qua erano quelli per aprire la bottiglia, no. Che teste... Che sono? Che gente sei minchia, scusate, ragazzi. Allora, quindi abbiamo un'altra chiave. Quest'altra chiave dove apre? Questa non la apre. Oh, c'è un libro qua, attenzione. Ehi, non puoi prendere il mio libro, devo ancora finire di leggere. Ottimo, mi ha preso il formaggio, ottimissimo. Quindi ora, tecnicamente, andiamo a mettere il formaggio sopra qua dal topo e ci allontaniamo. Questo qua non ci serve più. Allora, adesso dobbiamo cucinare il topo. Dobbiamo cucinare, ragazzi. Che bello cucinare un topo. Allora, intanto prendi il topo e lo metti nel piatto. Prendi il piatto col topo. E ci era spiegato come fare. Vediamo un po'. Allora, metterlo 5x1. Quindi cosa vuol dire? 185x1. Aspettate che ci faccio la foto anche a questo. Ok. Ma mi sa che ci vuole... Boh, vabbè, vediamo. Ok. Allora, era. Dobbiamo metterlo intanto... Ah, non ho fatto la foto anche all'altro, però. Aspettate. Ah, ok. Questo qua, poi deve essere minuti 5x1, 5x1 5, ma forse sono ore? Non penso. Cosa si intende? Ah, ok, uno di quelli sono 5 minuti, quindi 5x5 25, sono 25 minuti da fare. Quindi immagino sia così. Sì. E a 180 gradi. 150, 180, 30, 60. È un casino, come cazzo li conti? A 15, 30, 45. No. 30, 60, 90, 120, 150, 170. Che sono... No, scusate, 180, giusto? 5x3, 8, sì. 5x3, 18, sì. Ok, vai. Perché non parte? C'è un problema in qualcosa, tipo nei minuti forse. Ah, ok, erano solo 15 minuti, quindi. Perché 15 minuti? Però, ragazzi, non ho ancora capito. C'è scritto scusate, perché 15 minuti? Sono tre tacche, quindi sono 15.
5, 10, 15. Ok. Non l'avevo capito così, però va bene, ok. L'importante è che sei riuscito a farlo almeno, ragazzi. Via, via. Qua però mi dice anche sale e pepe. Speriamo che non dover metterci sale e pepe perché non abbiamo niente. Ah, oh, finalmente posso gustare questo buon vino. Salute, amico. Ciao, buon amico. Medaglia. Ah, rotale, granaggio. Inibo. Prominent Family of Forgotten Hill. La famiglia Macmillan è una delle più antiche della città. Archibald Macmillan, diretto discendente di Abraham, fondatore della città e della locale chiesa calvinista, fu uno dei più importanti finanziatori della biblioteca. Ora sede del museo cittadino. Prese in moglie Gertrude Klein nel 1940, dalla quale ebbe due figli, gemelli Ewan e Owen. Attenzione, i gemelli Ewan e Owen. Macmillan. Uomo conosciuto per i suoi modi bruschi e autoritari, Owen Macmillan fu uno dei personaggi più importanti per la fondazione della clinica cittadina. Si sposò con sua cugina Agnes nel 1877, la quale lo stesso anno partorì i gemelli Ethan e Nathan. Morì tragicamente durante il terribile incidente avvenuto la notte di Halloween nel 1891, che infatti furono i figli a ucciderlo. Ewan, secondogenito, anche se per soli 15 minuti, di Archibald Macmillan, fu da quest'ultimo sempre considerato un debole e indegno del nome della famiglia. Dall'indole pacifica e riservata, era estremamente devoto alla moglie Lillian. Scomparsa a soli 33 anni, non fu in grado di reggere la solitudine della vedovanza e si tolse la vita nel 1889. Queste cose qua sono tutte riferite a Mementos, ma tutte. La famiglia Brandwell fu una delle più influenti della città. William Herbert Brandwell era il pronipote di Noah Brandwell, fondatore della città e della guardia cittadina. Il figlio Ferdinand, insieme alla moglie, contribuì alla creazione della clinica chirurgica. Fu nella loro residenza che si consumò la famosa carneficina del 31 ottobre del 1891. E già, ragazzi, è già. Madonna, che brutta Eliza. Discendente, Hofmeyer, discendente di un famoso ingegnere tedesco Oliver Hofmeyer, dedicò la sua vita alla scienza. Grande appassionato di chimica e alchimia, diede un profondo contributo, non solo monetario, alla fondazione della clinica. Il suo cadavere fu ritrovato in terribili condizioni nel suo laboratorio, mentre della moglie si persero completamente le tracce. Infatti, perché morì, Amy, se vi ricordate. Anzi, se vi ricordate. Sì, se vi ricordate. Ostrangarde. Victor Ostrangarde fu un importante uomo d'affari, finanziatore e socio della clinica. Grande viaggiatore, importò cimeli e opere d'arte esotiche che possono essere ammirate in tutta la città. In uno di questi viaggi sposò Esther, che gli diede un figlio, Theodore, deceduto in circostanze misteriose nel 1890, pochi giorni dopo la moglie. Sì. Baxter Anderson fu uno degli esponenti più importanti della città. Fondatore della clinica e finanziatore di museo e teatro, fu l'unico sopravvissuto alla strage di Halloween della tenuta Bradwell. Quella notte lo segnò profondamente, tanto che decise di adottare tutti i figli dei suoi colleghi, non siano notizie sulla sua morte. Ah, quindi Baxter, fondatore e finanziatore del museo e teatro. Ok, sto qua sta ronfando pesantemente, c'è altro da guardare questo qua. Ok, quindi direi che i libri abbiamo tutti, direi ragazzi, possiamo provare ad andare a mettere i libri? Direi ormai. Proviamo manca uno. O forse bisogna metterli a posto. No, ne manca uno ragazzi, manca un libro. Però il casino adesso è trovarlo. Sarà tipo da trovare qua magari. Chi lo sa? Tecnicamente abbiamo anche questo ciondolo, cioè anche questa moneta che non so dove si usi. E abbiamo anche un ingranaggio. Che può darsi che si usi in determinati chissà dove. Al momento non ci è ancora dato saperlo. Aspettate, l'ingranaggio non è che si usa qua dentro? La moneta invece no. Perché abbiamo anche del dolcificante e questo foglietto?
Ok. Va bene, usciamo intanto da qua, vediamo un po' se ci siamo persi altro. Ok, questa volta se per caso c'era ancora qualcosa da fare, ma direi di no. Qua mi sa di no. Sto bambino. Perché fanno così le luci? Solo perché ho provato a cliccare sul bimbo. No. Era una casualità. Allora. Questi qua potrebbero essere, non lo so, gli stemmi che ci sono. Qua bisognerebbe mettere in ordine le cose, però il problema è capire come metterli in ordine. Anche perché non è che abbiamo. Qua i simboli veri e propri non ci sono. E questi simboli qua mi sembra che non li abbiamo trovati da nessuna parte. Forse li abbiamo trovati solo in un libro. Aspettate, andare in questo qua. Qua viene raccontata la storia. Qua neanche. Forse in questo? In questo? Ecco, qua ci sono dei simboli. Di mandragora, aspetta che ci aspettate ragazzi che ci faccio una foto così cerco di far veloce magari. Ma anche se non penso perché questo qui tecnicamente dovrebbe essere solo la cosa del palmandragora. Però eh no, infatti non sono le stesse cose. Vediamo sta cosa degli ingranaggi. Biblioteca, la mappa. Qua ci sono solamente le cose che abbiamo trovato. Neanche qua però, vedete? Qua potrebbe essere anche un rombo rotondo quadrato. Rombo rotondo. Rotondo però non c'è, è neanche il quadrato, niente. Aspetta un attimo. C'è solo questo qua adesso da guardare. Vediamo un po' se c'è altro che non abbiamo visto. C'è sempre sto qua del dolcificante. Ah, ok. Merda. What the? Quindi qua non è niente di qua. E di qua c'è direttamente il tipo, che però neanche qua mi dà niente. Allora, ragioniamo, perché sicuramente è qualcosa che non ho fatto io. Ma se questi qua fossero riferiti alla prima porta, questa qua della biblioteca. Potrebbe esserci qualcosa, magari qualche. È uno dei libri che ci manca, ma non lo troviamo. Potrebbe darsi. Già sta libreria, sta parte di libreria qua che è fatta un po' a cavolo. Secondo me questi spazi qua c'entrano qualcosa. CH. Si vede, dobbiamo trovare tutte le altre ingranaggi. Cercando di capire se è uno di questi qua di libri, perché secondo me poteva essere. Ecco, non era uno di questi qua di libri. Può darsi che ce ne sia uno qua, magari, che non vediamo. Provando a cliccare tutto, ragazzi, vediamo. No.
sapete che questa qua è l'affare, questo qua. Colonial History. È quando dobbiamo mettere a posto i libri, questo qua. Vedete, Colonial History. Poi c'è questo qua con i quattro rombi, che è questo. Questo qua rotondo, che è questo. Ragazzi, però non so dov'è l'altro libro. Il problema è l'altro libro. Qua non c'è niente come enigma. Qua neanche. Dov'è che non abbiamo fatto qualcosa, ragazzi? Questo che abbiamo già visto, scusate. Qua neanche c'è niente. Sto provando a capire. C'è un altro ancora qua di enigma a farmi? Ma sul serio c'è un altro enigma qua? Non abbiamo fatto questo qua. Ecco, questo qua ad esempio non so assolutamente come, secondo che criterio farlo. Cioè, potrebbe essere per dire, io inizio da uno ancora, a fare così, poi togliamo e diventa così. Togliamo. Allora, no, aspettate, il rotondo dovrebbe essere l'ultimo. Proviamo così. Questi tre dovrebbero essere giusti, penso. Perché da qua ci mettiamo un rotondo e poi togliamo il più e diventa un rotondo da solo. Quindi secondo me la cosa è tra questi qua. Non penso che sia tra... Poteva essere un'idea, ragazzi. Ma probabilmente no, non lo ha. Il medaglione è semplicemente uno scheletro. C'è il triangolo in giù. Proviamo l'enigma questo qua, per capire se ci riescono a dare una mano. Proviamo questo. Ti manca qualcosa, ok. Questo? Ti manca qualcosa, ok. Mi manca in tutto qualcosa. Questo? Senza indizi, chiudimi meno indizi. Più e meno. Ah, sì, ho capito. Quindi quello che ha più lati è questo. Poi quello che ne ha di meno è questo. Questo e questo. Non ci avevo pensato, ragazzi. Forgotten Museum Curators. Il professor John Thompson si occupa a tempo pieno della gestione della biblioteca e degli uffici situati nell'antica ala del museo. Lettore accanito e grande bibliofilo, a lui si deve il ritrovamento di alcuni testi che si credeva fossero andati perduti per sempre. Uomo poliedrico, saprà anche consigliarvi quale vino meglio si abbina alle vost alla vostra lettura. Ah, Jonas Thompson, è quello di prima. Ragazzi, attenzione, qua abbiamo altri simboli. Ok, è quello che abbiamo praticamente fatto addormentare. La sabbiante collezione di piante rare, di reperti di animali nella sezione flora e fauna non esisterebbero se non fosse per la passione della signora Abigail Blumenthal, mette nel suo lavoro. Ornitologa di indiscussa fama, è stata in grado di scoprire e far arrivare a Forgotten Hill piante ed animali di ogni genere e specie. Qua ce n'è un altro. Aspettate che faccio le foto, tanto. Ok. Il museo di Forgotten Hill è probabilmente l'unico a potersi vantare di avere un esperto come il capitano Adam Drake per i suoi curatori, tra i suoi curatori. Dopo aver passato la vita su navi e vascelli, decide di sfruttare la sua esperienza prendendosi cura delle incredibili creature marine che abitano le vasche del nostro museo. Ah. Fico. Ok.
Che quanti curatori. Dobbiamo al dottor Gustav Mellor buona parte della nostra collezione di sculture. Abile restauratore e storico erudito, si è personalmente impegnato per far arrivare a Forgotten Hill molte delle opere qui presenti, compreso il trittico I tre musicanti. Ah, grande appassionato di musica e soprattutto di opere lirica. Potreste trovarlo assorto ad ascoltare una qualche sintonia. Ok, hai fatto tutte le foto. Quindi adesso ragazzi possiamo andare finalmente a portare il libro nella prima sala. Vai. E anche l'ultimo libro a posto. Allora, dobbiamo iniziare con quello, questo qua. Poi c'è quello con i rombi, questo qua. Poi CH. Poi c'è quello con i quattro rombi. Poi quello rotondo. Ok, c'è qualcosa che ho sbagliato. Allora, forse questo, ecco. Avevo sbagliato questo. Attenzione, ragazzi. Cos'è già sta roba? Allora, intanto facciamo le foto un secondo per capirci un attimo. Poi facciamo anche la foto ai curatori, che di solito a quella immagine lì ci sono i vari cose che ci servono, le varie cose che ci servono. Poi qua. Chiudi macchina fotografica, apri manuale di istruzioni, passa a modalità scatta foto, passa a modalità vedi foto, scatta la fotografia, rivisualizza foto successiva, numero delle foto visualizzate, visualizza la foto precedente, premi e trascina per muovere la macchina fotografica. Mio caro amico, questa nuova invenzione mi spaventa ogni giorno di più. Fin da subito ho notato che i lenti speciali dell'obiettivo permettono di vedere e fotografare una nuova realtà. Ma più l'esamino e più dubbi mi salgono. Viviamo tutti quanti in un'illusione. Ci viene fotografato e ci viene. E chi che viene fotografato a non essere reale? Analizza e fammi sapere cosa ne pensi. Mi raccomando, tienila al sicuro. Ok, quindi abbiamo questa fantomatica macchina fotografica. Attenzione, ragazzi. Attenzione. Faccio per muoverla. Ah, così. Maciullati, si vedono pesantemente, ma non capisco. Allora, 3, 4. Scatta foto, 3. Passa modalità, vedi foto, 4. Ah, ok, forse così. Scatta foto. Non la vede però. C'è la foto di sto qua. Queste rotelle, niente. Non è che magari dobbiamo fare la foto. Aspettate. A parte che non so perché non mi la sposta. Cioè, stavo cercando di capire se si poteva spostare, ma non me la sposta. Vedete? Ah, adesso sì, me la sposta un pochettino. Ok. Quello? Adesso però che posso fare allora così che posso spostarla, non è un problema. Là c'è una mano intanto. E qua ce n'è un'altra. E là c'è un occhio. Attenzione. Mano. Libri, niente.
aspettate, vediamo un secondo qua di nuovo. Adesso ho capito come si fa, quindi va bene. Ah. Fantomatica strega. Ah, vedi che sono cambiati qua. Tac. Allora, asterisco, luna, rotondo, V, triangolo. Asterisco, luna, asterisco. E la picche, il picche. Ottimo. Va bene. Pensavo di dover farlo qua. Ok. Vediamo un secondo qua. Eccoli qua. Gli enigmi quelli belli, ragazzi, vedete? Ok, adesso che abbiamo questa qua, allora siamo proprio a cavallo, ragazzi. Allora. Vedete, perché almeno così riusciamo tranquillamente a fare ogni cosa che ci mancava. Quindi tac. Allora, qua era rotondo. Questo. Poi c'era il quadrato. Sbagliato? No, è giusto. È giusto così. Perché non funziona? Quadrato, triangolo. Che strano. Dovrebbe funzionare, ragazzi. A meno che non fosse sotto sopra. Se è sotto sopra, allora vuol dire che questo va qui e questo va qui. E questo va qui. E questo va qui. E questo va qui, questo va qui, questo va qui. No. C'è qualcosa che non quadra, scusate, ma perché? Nella foto c'era proprio la cosa. A parte che la foto l'ho fatta dritta, non so perché me la fa vedere storto, ok. C'era rotondo, e questo, quadrato e triangolo. E poi c'erano questi due, è giusto. Vediamo un po' questo bimbo. Attenzione. Cos'è questa? La mandragola. Ma come faccio a stare in quella... Ok. Attenzione. Qua c'è un qualcosa da tirare. Vedete? Rotondo, eh? Quadrato, triangolo, è giusto. Più... non capisco. Non capisco. Aspettate, proviamo ad andare un secondo di qua. Ah, sono da tutt'altra parte. Vabbè, aspettate un secondo, là, che guardiamo anche qua. Qua rimane uguale. Attenzione, qua c'è un'altra immagine. Che cazzo è quello? Danger. Madonna. Che inquietante. Danger. Vediamo di qua. C'è un cassetto a quanto pare. E qua c'è una portata. Che però non so perché non me le fa utilizzare. Cioè, nel senso, come faccio? Prima
mia trascina promuove la macchina fotografica, il numero foto visualizzato, visualizza foto successiva, scatta la fotografica, apre una nuova istruzione, passa modalità scatta foto, passa modalità vedi foto. Attenzione, musone, un tipo morto, qua c'è una porta particolare, e questo tipo qua è diverso. Oh, qua c'è qualcosa. Sì, ma sono tutte cose che... Ok. Va bene, adesso le vediamo, però c'è che cosa... possiamo fare? Niente. Perché in realtà non possiamo fare niente. Scusate. Per capirci, non posso fare niente in realtà. Quello, ok. Però scusa, se questo qua è così. Forse nell'altra realtà è così. Vediamo qua. Qua non c'è niente nell'altra realtà. E qua neanche. Cosa strana. Cioè proprio non c'è un piffero qua. Ok. Qua i libri ci sono sempre. Là c'è sempre il tipo. Le forbici, perché cosa bisognerebbe usarle secondo voi ragazzi? Mi sto pensando un attimo. Oh, attenzione, attenzione. Qua. Questa porta è diversa anche. Ma se io provo a uscire. Eccolo qua. Un topo. E c'è una chiave. Ok, ho capito, ho capito. La picche. C'è il picche, dove caspita devi mettere un picche. Non è che forse dobbiamo con il dolcificante fare così, poi... Attenzione ragazzi, attenzione, se voi guardate tramite la macchina fotografica, come avete visto, ci sono i segni così. Quindi c'è triangolo più croce quadrato. Triangolo più croce quadrato. E quindi è così. No, è il contrario. Però neanche così funziona. Più triangolo. No, aspettate, scusate, se io faccio così. Ah, vedete che cambia. Ah, aspettate che forse ho capito. Allora, il quadrato, c'è cioè il rotondo e questo qua sono così, quindi questo. E questo perché sono l'opposto, vedete? Poi dobbiamo prendere il... Ok. È solamente l'ultimo che deve essere invertito. Ecco. Mi ha trovato il martello. Ok. Perché praticamente dovevate invertire, guardare l'immagine, ragazzi. Oh, è questa? Non so se devo fare le foto, ma io le faccio. Praticamente dovete guardarlo al contrario, cioè a seconda di in base a quello che vedevamo nell'altro posto, noi facevamo le cose. Ah, capito, adesso ho capito. Allora, fai così e poi fai così. No. Porco due.
Questa non riesco ad aprirla assolutamente. Ah, aspettate, non è che magari dobbiamo... Ecco qua. Ok. Quadri, picche. Perché c'è il sole e la luna? Probabilmente perché... Qua in effetti c'è il sole. Qua c'è un altro posto, attenzione ragazzi, da quando c'è questo posto qua? Prima non l'ho mica visto io, fermi. Ma porco Giuda. Allora, qua c'è sempre la classica cosa. Oh, vediamo qua, aspettate. C'è una X, non è che magari viene a rompere? Sì. Ok, e c'è il cuore. E c'è anche la... Oh, aspettate, 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 fermi tutti che abbiamo trovato la combination. Aspetta, ma sto qua si è svegliato? No, sta ancora dormendo. Abbiamo trovato la combinazione. Triangolo, triangolo. La dovremmo utilizzare per prenderla a fare. Oh, finalmente! Finalmente, porco Giuda, questo qua sono riuscito a prenderla, mamma mia! Ottimo! E abbiamo trovato anche fiori, ragazzi. Però sta porta qua non siamo riusciti ancora ad accedervi. Non so se magari la vedremo. Ok, però prima vediamo un secondo questo qua. Ragazzi, vediamo un attimo. Aspettate, prima entriamo qua dentro, vediamo se c'è qualcos'altro. Poi intanto umano. Flora e fauna, benvenuti nella sezione del museo di Forgotten Hill, dedicata alle meraviglie della natura. In questa sala potete ammirare gli esemplari di piante più incredibili esistenti in natura e imparare a conoscere nuove specie di animali. La signora Abigail Blumenthal, che si prende amorevolmente cura di ogni elemento della collezione, sarà a vostra completa disposizione. Salve signore, in possesso del biglietto per accedere a questa sezione del museo. Lui è sempre il topo. Qua non abbiamo nient'altro. E va bene. No, non ce l'abbiamo. Misteri degli abissi. Cosa c'è di più misterioso nelle profondità di marine? In questa sezione del museo di Forgotten Hill potrete osservare creature introvabili, collocate in ambienti del tutto simili al loro habitat naturale, e ascoltare storie fantastiche dalla viva voce del capitano Adam Drake, che dopo aver solcato i sette mari ora si dedica alla cura di quest'ala. Ok.
Anche qua mi chiede l'oggetto, vediamo se c'è sempre dell'altro che... Sì, comunque è sempre pieno di sangue ovunque. Arti scultore. Nell'area precedente del museo di Forgottelin potete ammirare una vasta collezione di statue e sculture provenienti da varie parti del globo e di diverse epoche storiche. L'affabile curatore, dottor Gustav Mellor, potrà guidarvi nella vostra visita e raccontarvi dettagli e aneddoti affascinanti su ogni singolo pezzo qui presente. Ok, e questo anche naturalmente. Ok, va bene. Sta chiave comunque in qualche maniera devo riuscire a prendere. Allora, non abbiamo più oggetti, quindi penso che l'ultima cosa da fare sia questa per forza. Allora, aspettate, 5 più 1. Ok. Adesso ce ne abbiamo 4, quindi sono 5 meno 1. Ok, 2, 4, 6, 8. Quindi sono 5 più 3. Ok, 2, 4, 6, 8, 10, 10. 10 e 5 più 5. 1. Ma così semplicemente? Era da fare così sul serio, ragazzi. Proprio in maniera easy. Siete delle ore a capire come funzionava. Ok. Forgotten Museum, Amazing Nature. Ok, abbiamo quello per la natura, quindi non posso rompere le palle. Sì. Molto bene, signore, spero che questa azione sia di suo gradimento. Attenzione! Complimenti, sei arrivato alla fine della demo. Grazie di aver giocato. Se poi Golden Disillusion ti è piaciuto, clicca il quadro per visitare la pagina ufficiale e avere più informazioni. Questo qua, quindi. Perfetto. Perfettissimo, ragazzi. Allora, ragazzuoli, abbiamo finito Forgotten Disillusion, la demo. Intanto vediamo qua cosa c'è. Un tubero, carne fresca, osso da brodo, spezie speciali, voglio ingredienti e abbondante liquido. Ah, le stesse cose che mi ha già trovato, questo qua, ok. No, non ti fa fare nient'altro, però. Madonna che brutta ragazza sta qua, mamma mia. Quindi facciamo una foto anche a questa, e via. E qua c'è un bimbo rinchiuso. Mamma mia, che inquietanza. Quindi ragazzi abbiamo completato la demo, abbiamo completato ragazzi, sono contentissimo, bella lì, ci ho messo un pochino, sono sincero, probabilmente ci avrei forse messo anche di meno, solo che come al solito sapete che mi perdo. Allora ragazzi, prima impressione, io avevo giusto giocato l'inizio di Forgotten Disillusion e devo dire che mi ha preso molto, stavolta sono andato anche molto... Cioè, nonostante comunque che mi sono un po' incasinato o altro, devo essere sincero, sono andato molto tranquillo stavolta. E che dire, ragazzi, non vedo l'ora che esca per giocarvelo di nuovo, anche perché, sono sincero, ragazzi, è da un po' che non... Cioè, già una settimana buona che non giocavo più a un Forgotten Hill e mi stava già mancando. Quindi FM Studio, mi avete ormai messo la voglia di giocare ai Forgotten Hill. Quindi spero tantissimo che esca prestissimo Disillusion, assolutamente. Così ve lo porterò qua sul canale, ragazzi. Comunque, per il momento avete visto almeno la prima ala, comunque. La prima parte della biblioteca. E poi dalla prossima vedremo anche le altre ali. Le altre ale che ci mancano. Ok, ragazzuoli? Quindi, ragazzuoli, direi che per oggi è tutto. Vi ringrazio ancora di aver seguito questo episodio. Ci vediamo alla prossima, sempre qua su Vanessa in TV, sempre con Forgotten Hill. E mi raccomando, ragazzi, ricordatevi, Forgotten Hill, dovete viverlo. E Disillusion ve lo farà vivere. Ragazzi, giocatevi la demo e a presto. E ciao ancora e grazie di FM Studio. Ciao!